Il sovraindebitamento delle famiglie e delle imprese porta ad un reale rischio usura. Ne hanno parlato a Matera politici, imprenditori, esperti legali e finanziari e rappresentanti delle forze sociali per cercare risposte e soluzioni concrete. Il servizio di Dino Battista. Imprese e famiglie strozzate dal sovraindebitamento, un problema che ha colpito soprattutto gli imprenditori agricoli, oggi appesantiti da debiti e che per continuare a investire ancora nella loro azienda chiedono soldi fuori dai canali ufficiali. Succede così che si crea terreno fertile per gli usurai, che per pochi euro riescono ad acquisire aziende anche storiche, patrimoni lasciati da generazioni prima di loro e frutto di tanto lavoro. Cosa fare per aiutare questi imprenditori? C'è la possibilità di concordare un rientro dei debiti con banche finanziarie e con creditori in genere, presentando un piano di rientro per azzerare le situazioni debitorie che si sono venute a creare. Per venire incontro a questi soggetti in difficoltà, il Parlamento, con la legge 221 del 2012, ha introdotto una nuova procedura per liberare le aziende dai debiti. Vediamo quali sono le patologie e i problemi legati a questo tipo di rapporti. Quindi, fatto questo, insieme ad Iconsum, insieme a studi legali, andiamo a cercare una strategia che serve a risolvere questo tipo di problemi, sia per le imprese che per le famiglie. La nuova procedura però è considerata farraginosa, poco chiara e costosa, hanno detto alcuni esperti, e chiedono più concretezza e meno burocrazia. Si pensi che una sola pratica alla fine può anche costare 12.000 euro. In concomitanza con il convegno, l'Associazione degli Alluvionati del Metapontino, Soccorso Contadino, in segno di protesta ha organizzato un banchetto messo proprio a fianco della sala in cui si è svolto l'incontro per raccogliere i certificati elettorali. Faremo un'assemblea pubblica con tutti quelli che hanno consegnato i certificati che stanno arrivando in molti in questi giorni e decideremo insieme cosa farne. Se la politica avrà dato delle risposte ne prenderemo atto, se la politica non le avrà date decideremo insieme cosa fare. Certamente non sarà il voto la nostra risposta.